Grazie, ma io vorrei esprimere il pensiero del Movimento 5 Stelle su questa delibera e devo dire che quando abbiamo visto apparire una delibera intitolata Programma delle trasformazioni urbane 2013-2014, linee di indirizzo, abbiamo pensato finalmente si parla di un quadro generale di linee di indirizzo, perché diciamo col precedente assessore nella prima parte della consigliatura non c'era stato nemmeno quello, semplicemente le varianti che arrivavano una dietro l'altra. Dopodiché l'abbiamo guardata e ci siamo messi un po' le mani nei capelli, nel senso che veramente. Io non capisco come si faccia a chiamare questa cosa linea di indirizzo. È una simpatica elencazione con un linguaggio, tra l'altro, più adatto appunto a una brochure di marketing che è una delibera del Consiglio Comunale, di una serie di operazioni edilizie urbanistiche totalmente disparate e il cui filologico è difficile da comprendere, nonostante i tentativi del linguaggio. Per cui condite, peraltro, sostanzialmente da aria fritta, nel senso che o sono delle tautologie, cioè c'è un certo punto dove deliberiamo che Torino gode del privilegio di una collocazione geografica che offre un paesaggio ricco di suggestioni caratterizzato dai fiumi, dalla collina e dalle montagne, che va bene, sono contento, ma non capisco perché lo deve deliberare il Consiglio Comunale, fino alla frase che ho cercato di capire cosa vuol dire, ma l'attenzione alla mobilità sostenibile, con la creazione di nuove centralità urbane in grado di costruire identità collettive in alcune zone di margine o disomogenee nel tessuto urbano, così come l'attenzione alle porte d'ingresso alla città, sono l'altro tema portante del presente atto di indirizzo. Cioè, sì, non so se si può dire supercazzola verbale, comunque sembra una. Si contenga. Grazie. Per cui va tutto bene, ma. La verità in realtà sta in quello che è stato detto, peraltro più volte, cioè, ricordo che nel programma del sindaco presentato dopo l'elezione, uno dei titoli di capitolo addirittura era l'edilizia come motore dello sviluppo della città, con un ragionamento che io continuo a non capire, perché l'edilizia è un'attività di servizio, per cui è un'industria che lavora al servizio di una città che eventualmente crescendo oppure espandendosi, avendo più nuclei monopersona, così, ha bisogno di nuovi appartamenti. Ma perché ci sia una domanda edilizia c'è bisogno di una città che cresce per altri motivi, per altre industrie, per altri tipi di crescita economica. Non è che l'edilizia da sola fa crescere una città. E questo è stato un errore di fondo, credo, secondo me, clamoroso nella gestione degli ultimi anni, proprio perché si è vista che l'assenza invece di un motore economico vero di questa città poi ha mandato in crisi ovviamente anche l'edilizia. Allora, capito che l'edilizia privata non è più il motore dello sviluppo economico della città, la seconda versione è stata il commercio, i centri commerciali sono lo sviluppo economico, il motore dello sviluppo economico della città. Questo è uscito qualche mese fa dall'assessore Lorusso, poi smentito in una seduta di commissione in cui lui e l'assessore Mangone hanno detto che naturalmente non volevano penalizzare il piccolo commercio, eccetera. Però di fatto è così. Perché se uno prende le ultime operazioni urbanistiche sono sempre caratterizzate da centro commerciale, che all'inizio viene presentato come complemento alle residenze, al centro congressi e quello che è, poi alla fine si scopre che parte il centro commerciale e il resto vedremo poi fin dove va, se parte e fin dove arriva. Allora, tra l'altro tutto in un'ottica di continua privatizzazione del territorio, perché l'altra cosa che colpisce in questa delibera è che iniziative pubbliche per servizi pubblici ce ne vedono veramente poche, cioè la maggior parte, quasi tutte le operazioni citate, sono operazioni di trasformazione urbana con scopo edilizia privata o comunque attività private. E invece qui quello che si sembra mancare è proprio una visione dello sviluppo pubblico della città. E io da una serie di linee di indirizzo. Mi sarei aspettato innanzitutto un ragionamento sulla città come insieme, dove va dal punto di vista urbanistico, per cui quanti abitanti vogliamo ospitare? Perché noi abbiamo un piano regolatore costruito per quasi 1.200.000 abitanti, ne abbiamo meno di 900.000 e continuano a calare. Quindi è chiaro che con un piano regolatore di questo genere continuiamo a avere cubature in eccesso per fare sostanzialmente costruzioni private in qualunque punto della città vogliamo. Ma forse è il caso invece di riflettere sul fatto che nello sviluppo urbanistico di questa città bisogna riconsiderare invece il fatto che gli abitanti calano e probabilmente caleranno per il presumibile futuro, o perlomeno non arriveranno mai verso il 1.200.000 abitanti che sono ipotizzati nel piano regolatore. E quindi forse proprio la pianificazione urbanistica della città va rivista in quest'ottica. Idem sulla parte dei servizi, cioè delle linee di indirizzo dovrebbero affrontare il problema di capire quali servizi mancano per i cittadini, in quali zone della città e quindi come facciamo a ottenerli. Poi a quello scopo magari può anche esserci la trasformazione privata che costruisce degli appartamenti e in cambio degli appartamenti crea anche la scuola, l'asilo, il servizio, cioè, o il parco o quello che è. Però quella è una conseguenza, cioè io come città posso decidere di fare un'operazione del genere, possibilmente non sul prato verde, ma sul territorio, sul terreno già utilizzato peraltro,
però posso farla in funzione di una mia pianificazione pubblica per arrivare alla realizzazione e all'adozione di una certa quantità di servizi. Qui invece è il contrario, cioè arriva un privato con una proposta di una speculazione edilizia legittima, ma comunque interessata soprattutto a lui, e da quello cerchiamo di capire che servizi possiamo infilarci un po' così a caso, ma non c'è una pianificazione. Lo stesso per quanto riguarda i problemi ambientali, perché questa continua a essere la città più inquinata d'Italia, è una delle più inquinate d'Europa, e anche questo aspetto qui, io sostanzialmente, a parte i richiami d'obbligo alla mobilità sostenibile, non ne ho sentito molto parlare, così come del piano trasportistico, perché se uno va a vedere la pianificazione dei trasporti di questa città negli ultimi 20 anni c'è da mettersi le mani nei capelli. Siamo riusciti a fare una linea di metropolitana che arriva a Lingotto ma non si interseca con la stazione Lingotto dove facciamo il servizio ferroviario metropolitano, e sulla tratta nord-sud, che sarebbe stata ideale per un'altra metropolitana, abbiamo fatto un investimento su una linea tranviaria, quindi adesso non possiamo più fare lì la seconda linea di metropolitana perché abbiamo già investito troppi soldi nel tram, e allora facciamo in orizzontale che aggira la città in questo modo, però i soldi li abbiamo per fare due fermate e poi tanti soldi in realtà li mettiamo per pagare i costi del cantiere di Piazza Bengasi in cui abbiamo fatto fallire l'operatore. Cioè, e questo è solo un esempio, potremmo parlare del tunnel di Corso Grosseto, di Via Stradella, cioè qualunque tipo di pianificazione trasportistica in questa città è stata fatta e poi dopo la si guarda dopo e si dice ma qui forse abbiamo sbagliato. Non c'è una sola grande opera trasportistica che sia stata fatta nel modo migliore possibile dal punto di vista proprio dell'ottimizzazione dei trasporti. E quindi noi crediamo che l'approccio avrebbe dovuto essere diverso, tant'è vero che noi il 25 settembre, cioè due o tre settimane prima della presentazione di questa delibera, abbiamo anche presentato una delibera ben più corposa che propone la revisione del piano regolatore generale, per arrivare sostanzialmente al nuovo piano regolatore di questa città. L'abbiamo presentata a settembre e stiamo ancora aspettando che arrivi l'onore del mondo, in quanto in 5 mesi gli uffici non sono stati in grado di produrre i pareri di regolarità tecnica sulla delibera. Sono arrivati credo a fine dicembre quelli del settore dell'urbanistica, che ci ha detto che servono i pareri anche del commercio, del verde pubblico, della viabilità, eccetera, eccetera, e quindi non so se poi prima o poi il Consiglio Comunale potrà discutere anche una nostra proposta di revisione di pianificazione urbanistica della città e di revisione del piano regolatore. Credo che forse, e questo lo dico anche alla Presidenza del Consiglio, sarebbe il caso di garantire un pochino meglio che non solo le delibere di giunta possano venire presentate e andare immediatamente in commissione e andare avanti, ma magari anche le delibere dei consiglieri comunali possano avere qualche chance di venire discusse e poi magari bocciate dall'Aula, però perlomeno arrivare come elemento di discussione, perché noi crediamo che questa città abbia bisogno di una revisione profonda della sua pianificazione urbanistica e quindi di un sostanziale ripensamento del piano regolatore, che peraltro, correggo il mio collega, non siamo 200 varianti ma siamo praticamente a 300, e quindi sicuramente anche nel suo impianto generale è stato pesantemente stravolto, e probabilmente oggi chi l'ha pensato non lo riconoscerebbe più, perlomeno non ne riconoscerebbe l'implementazione che è stata fatta. L'ultima cosa è che noi abbiamo comunque presentato un emendamento, anche se ovviamente siamo contrari a questa delibera e voteremo contrario, però c'è un equivoco di fondo su questa delibera, cioè nonostante la discussione in commissione nessuno ha ben capito se con questa roba di 4 paginette stiamo deliberando tutte le operazioni qui comprese alcune che il Consiglio Comunale non ha ancora discusso, o perlomeno non ha ancora definito nei dettagli. Allora, noi vorremmo che fosse chiaro che questo può andare bene come brochure di marketing per gli investitori immobiliari, però che questa roba qui non impegna il Consiglio Comunale, cioè se poi quando arriverà la variante per l'area ThyssenKrupp, per citarne una, al Consiglio Comunale non piacerà, il Consiglio Comunale deve essere libero di bocciarla, travolgerla, modificarla, non gli si può dire ma abbiamo già deciso con quella delibera di fare l'operazione ThyssenKrupp piuttosto che l'operazione Corso Romania, piuttosto che questa o quest'altra operazione. Allora noi a protezione di tutti e a maggior ragione dei consiglieri della maggioranza, che poi sono quelli che votano gli atti, proponiamo semplicemente di aggiungere 2 righe alla fine della narrativa in cui si specifica chiaramente che questa delibera non costituisce alcun vincolo alle future decisioni sui progetti menzionati e non costituisce una delega alla Giunta Comunale. Quindi speriamo che questo possa comunque essere accolto a garanzia di tutto il Consiglio Comunale. Grazie.